Il mio ruolo nel Phaser Studio è semplicemente seguire la parte tecnica, la produzione musicale, la registrazione, il mixaggio e tutto quello che compete alla produzione di un EP, un album, un singolo, che sia. Io mi occupo della gestione di tutti i macchinari, del software, e questo permette di far avanzare il progetto da come me lo lascerà il mio collega in pre-produzione o in arrangiamento. Nel Phaser Studio diciamo che sempre molto modestamente, perché in realtà, nel senso, il gran maestro è sempre il mio tipo Faso, io mi occupo più di assisterlo e di dargli un altro paio di orecchie in più. Differenza sua, nel senso, mi sono più concentrato sull'ambito dello studio musicale, quindi di solito mi prendo cura dell'aspetto per quanto riguarda le sonorità, quindi diciamo che c'entra parallelamente al discorso dell'arrangiamento, della produzione audio, quindi definirmi produttore è effettivamente, cioè, esagerato, perché sicuramente no, però da musicista diciamo mi concentro di più sulla qualità delle riprese, quindi dalla parte più musicale, quindi il timing, queste cose qui che non piacciono mai ai musicisti. Eccellente. Il Phaser Studio è una struttura molto più grande di quello che sembra in foto, composta da una decina di sale di vario uso, tra cui abbiamo due sale prova, una sala di registrazione e ripresa, una sala regia, uno studio di produzione separato e altre sale di studio. Della strumentazione nostra è stato implementato gran parte dell'hardware. Taglia. Gran parte dell'hardware. E sicuramente adesso invece che ci siamo stabiliti in questa nuova struttura, Phaser Studio, la qualità audio è sicuramente aumentata, disponiamo di strumentazione hardcore, quindi non solo software, che ha permesso di avere una ripresa degli strumenti più colorata e soprattutto la possibilità di ascoltare i pezzi con calma, con gli ascolti giusti, ha influito sicuramente positivamente sulla riuscita del lavoro. E poi una cosa fantastica è stato poter lavorare con una band che avesse già appunto una buona esperienza, grazie appunto al primo EP. Tra l'EP e Dogma c'è stato un cambiamento sostanziale. Prima di tutto i ragazzi sono arrivati con una preparazione 10 volte più alta rispetto al lavoro precedente. Avevano lavorato anche prima in pre-produzione, facendo tutto da loro in casa. La qualità è migliorata, prima di tutto dal luogo di registrazione. Nell'EP era stato registrato in un luogo non consono al tipo di genere musicale, se così si può dire. Daniel, andiamo insieme a fare una pulizia facciale. No, sto Insieme. pensando. Le differenze sono state sostanziali rispetto alla registrazione del primo EP, in quanto per esempio per la registrazione della batteria e la maggior parte delle take sono state fatte attraverso uno studio mobile e in una situazione magari anche un po' arrangiata, magari possiamo anche definirla trash in alcuni casi, che erano già provvisti di una preproduzione, che è uno strumento essenziale per avere sotto controllo le parti di ciascun musicista, perché spessissimo capita che una band si ritrova in sala e non si sono mai ascoltati veramente i membri tra di loro, tipo il bassista che fa una linea con degli accenti che la cassa invece non rispetta e che quindi ha un altro pattern, e magari le chitarre hanno un altro pattern ancora, pertanto il sound generale non è coeso. Il consiglio che voglio dare caldamente ai gruppi è quella di tenere conto di questa fase della preproduzione, di investire su questa fase perché è cruciale. Molto spesso magari si arriva alla metà del brano, quando già gli strumenti sono stati registrati, stanno facendo le voci, che il pezzo non gira. Fai play, il ritornello è uguale alla strofa non lancia il ritornello, non c'è un bridge valido. La preproduzione è la cosa principale, secondo me, su cui lavorare, sia dallo stadio primario del progetto, nel senso sin dalla sala prove, avere idea di tutto. Che la preproduzione potrebbe benissimo essere realizzata con un telefono in sala prove, comunque la registrazione dei pezzi, ovviamente più dettagliata è, quindi in studio possibilmente, più si ha la possibilità di definire tutte le parti dei musicisti, però la preproduzione è sicuramente una parte essenziale. E quindi anche informazione, cioè la formazione personale sia da musicista, sia da tecnico è fondamentale, sia per la band. Per raggiungere gli obiettivi buoni dal punto di vista compositivo, diciamo, punto di vista compositivo, sia per risparmiare soldi e tempo durante la registrazione di un brano, anche perché in studio il tempo è denaro, letteralmente. E, um, e...
Da come è composto?